L'elemento, anche questo notissimo ad esempio nell'esperienza politica concreta e anche nella letteratura internazionale, è quella sostanzialmente che a volte chiamano del cartel party, cioè sostanzialmente la statalizzazione dei partiti, che la vedete anche da un indice molto semplice: quando un partito si basa all'80-90% su fondi pubblici, e se vi guardate tutte le statistiche note, notissime, di tutti i partiti europei, 80-90%, il KKK, il partito comunista, quello stalinista greco, arrivava al 60% soltanto di finanziamento pubblico, integrando però il resto con ricca proprietà immobiliare. Fate voi i conti. Allora, noi abbiamo una situazione di questo genere. L'ultima lezione ci viene dalla Grecia. Io non ho dato addosso a Tsipras quando venne eletto e quando conclusero il primo accordo, perché davo per scontato, a differenza di altri, che nascesse con le mani legate. Si trattava quindi di vedere cosa riesce a spuntare, cosa riesce a fare nel frattempo. E è andata a finire male, peggio, peggio e in tempi più rapidi di quanto io personalmente mi aspettassi, ma è andata a finire male. Per cui oggi ci ritroviamo con lo sciopero generale, ad esempio, inevitabilmente, giustamente. Allora qui c'è una lezione da trarre. La lezione da trarre, è, a mio parere, è, primo, credo che ho sentito Alfonso Gianni oggi parlava di politica economica. Allora, la politica economica ce la possiamo scordare, ma per un semplice motivo: per fare la politica economica bisogna essere al governo. Se non sei al governo, non chiamate, si fanno le lotte, si fanno altre cose, ma non si fa la politica Ma il economica. condizionamento economico fuori dalle Fai il condizionamento, puoi fare altre cose, non fai la politica economica però, perché se si parla sul serio, occorre avere le leve di negli comando. anni 70, Pardon? ancora negli anni 70, Anche negli anni 70. il movimento negli Comunque te devo dire, primo, ce lo scordiamo, due, sarà una cosa strana, ma la via elettorale parlamentare è finita, cioè secondo me la croce è l'esperienza greca in modo definitivo. Questo non per i vecchi, antichi motivi, lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, eccetera, eccetera, che validi in generale, così in astratto, poi vanno calati nella realtà. È una constatazione da fare proprio alla luce dell'evoluzione nazionale e internazionale. La post-democrazia, per usare un termine, io odio i post, ma in questo caso lo uso perché penso che sia coerente. Non è il fascismo, non è l'autoritarismo vecchio stile, ti mantiene i diritti politici, sindacali, te li limita, eccetera, eccetera. Dopodiché tutto l'elemento rappresentativo che in qualche modo un tempo poteva fungere, poteva forse avere qualche funzione, adesso è andato a farsi benedire. Questo è vero per gli stati nazionali, perché la post-democrazia non viene imposta da Bruxelles, arriva a Bruxelles. Perché nasce, si sviluppa, si consolida a livello nazionale, si esprime nel livello europeo, il livello europeo retroagisce ulteriormente, certo, ma non è che è un'imposizione che nasce dall'alto, sarebbe troppo bello e troppo comodo se fosse così. No, semplicemente nel quadro europeo questo discorso è termine. Mi restano ancora 4 minuti. Mazza, proprio li stai cronometrando? Mi sto Passo, passo. cronometrando, io uso il cronometro, però mi prendo anche minuti in più. Vai, vai. Davvero criminale, andrò oltre i termini in perfetta consapevolezza. Questa è la parte destruens. Purtroppo abbiamo da molto da approfondire sulla parte destruens, perché se non si riesce a compiere una radicale autocritica, poi non si riesce neanche a trovare ciò che può essere salvato, ad esempio. Questo è uno dei motivi. O si fanno confusioni. Io non sto a parlare del negazionismo di sinistra, anche perché i tempi stringono, che è una cosa orrenda. Taglio brutalmente
E spiego una cosa che può essere pertinente al discorso della transizione. Quando dicevo prima, io non condivido l'idea, no, della di qualificare l'Unione Sovietica come capitalismo di Stato. Perché? Perché gli fai un gran complimento. E tra l'altro sottovaluti però, nello stesso tempo, quelli che sono i problemi specifici di una situazione in cui, bene o male, in un modo o nell'altro, il potere, perlomeno della borghesia privata, comunque è andato in grandissima parte a farsi fottere. C'è un altro motivo che è ancora più importante, e cioè quando si studiano realmente i rapporti di produzione e il funzionamento delle imprese sovietiche, ma dico proprio in termini aziendali e settoriali. Io ho in mente ad esempio un'opera in due volumi di Donald Finzer, non tradotte in italiano, che è di una straordinaria precisione per quanto riguarda l'analisi proprio dei rapporti di produzione, i salari, i tempi, i modi di funzionamento delle imprese, eccetera, eccetera, nella classe operaia sovietica dopo Stalin, quindi grosso modo tra gli anni 50 e gli anni 90. È un ottimo, veramente un testo. Lì capisci perché non è il capitalismo. Perché il capitalismo è, diciamo semplificando, irrazionale sul piano macro-sociale, diciamo così, basato sullo sviluppo combinato ma ineguale, che non è la globalizzazione, ma è irrazionale, diciamo, dal punto di vista microeconomico. Ma dove rivedete voi un capitalista che spreca materiale, che fa portare via materiale agli operai? Vedrete in una grande impresa uno studio scientifico del lavoro, compiti precisi, cronometro alla mano. Il funzionamento dell'industria sovietica era un altro, completamente diverso. Sprechi enormi di materiali, sprechi enormi di energia, regalini, virgolette, fatti agli operai, tant'è che qualcuno dice, vedi, lì c'era il potere degli operai. No, il motivo è un altro. Il motivo è che non era capitalismo, funzionava malissimo. La carriera la carriera è legata molto di più all'affiliazione politica, non hai quei requisiti, non hai quei criteri stringenti che in un'impresa capitalistica portano a licenziare il manager, che portano a licenziare il tizio perché sei un incapace. No, il funzionamento è un altro, in cui c'è lo sfruttamento anche feroce del lavoratore, però il funzionamento è diverso. In alcuni casi, in alcuni settori, non dappertutto, in alcuni settori godevano di particolari vantaggi, ma perché? Perché cazzo? Perché non sei capace di dirigere, cioè funzioni capitalistiche dovevano necessariamente essere delegate ai produttori diretti, perché senza di quelli che sanno come dare il calcio alla macchina, fa funzionare questa cosa e quest'altra cosa, che hanno le mani in pasta, non funziona. Ecco, molto, molto schematicamente. Cioè il sistema sovietico è un sistema basato su un livello di spreco in tutti i sensi possibili, di materiali, di energia, di tempi, anche di vite umane e di ambiente nel funzionamento, che in un sistema capitalistico non ha senso, non perché i capitalisti sono buoni, non è quello, è che sono efficienti, hanno dei loro criteri. Lì i criteri erano altri, ad esempio, per cui hai lunghi periodi in cui fai la pacchia, lavori poco, i ritmi sono facili, non ti stanchi, e poi hai i ritmi, non mi ricordo il termine russo, le fasi in cui invece il lavoro è forsennato. È tutta una questione che ha a che vedere qui, il tempo stringe, ho già superato di 15 secondi. È una questione che ha a che vedere proprio col tipo di gestione, che è una gestione a livello macro e a livello micro, che è di tipo non capitalistico. Allora, che cosa noi dobbiamo assolutamente evitare? A me sta storia qua del pubblico e del privato non mi piace tanto. Un motivo l'ho già detto: lo svuotamento delle istituzioni rappresentative è un passaggio dal regime liberal-democratico a uno post-democratico, è legato almeno geneticamente all'espansione delle funzioni sociali ed economiche dello Stato, compreso quelle che ci possono piacere.
Già ai primi del secolo un economista neoclassico aveva detto: beh, cazzo, il socialismo è possibile sulla base di un modello neoclassico, semplicemente il mercato perfetto lo facciamo funzionare centralmente. Questo Barone, non mi ricordo l'anno di pubblicazione, ma siamo ai primi del Novecento. D'accordo? Piano e mercato non sono l'uno il contrario dell'altro, sono cose collegate ma esprimono la stessa medesima cosa. Il potere di apparati separati dai lavoratori, dai comuni cittadini e via dicendo. Sono due modalità diverse e complementari. Questa è una cosa per cui, ad esempio, il discorso fatto la globalizzazione e l'obsolescenza degli stati nazionali è una cazzata. No, il mercato si rafforza, si rafforzano anche gli stati, cambiano le priorità, cambiano gli strumenti, cambiano i rapporti di forza. Altrimenti, crisi 2008, tutti quanti a piangere, da papà governo e da mamma banca centrale nazionali, e le capacità di innovazione e di intervento dell'Unione Europea, delle banche centrali, anche dei governi in certa misura, almeno quello italiano, non scherzano mica. Allora, secondo me l'obiettivo è semplicemente quello di ricomporre i poteri economici e i poteri sociali. È questa la socializzazione, la ricomposizione di poteri di gestione economica e poteri di gestione politica ti porta poi necessariamente a superare forme di burocrazia, di comando dall'altro e via dicendo. Nei nostri giorni sembrerà strano, ma probabilmente, io dico proprio dall'esperienza della Grecia mi viene in mente un punto molto importante. In Grecia una rivoluzione sociale ha già il suo programma. Il programma minimo con cui, in parte almeno, il programma minimo con cui Syriza vinse le elezioni si è applicato. Si è tentato di mettere in pratica, ti avvia uno scontro sociale che richiede la socializzazione o comunque il controllo immediato dei principali mezzi di produzione, di credito, forse il controllo del commercio estero. È così. Quello non è un programma rivoluzionario. Cioè, quello di Syriza non è assolutamente un programma rivoluzionario, è però nel tipo di contesto politico e socio-economico, dati i rapporti di forza, vogliamo prenderlo sul serio? Quello? Cominciamo da lì. Da lì si avvia una dialettica, un movimento politico-sociale che ti porta allo scontro frontale con le classi dominanti nazionali greche e con le classi dominanti internazionali. D'altra parte però il problema nazionale greco o italiano o spagnolo non si risolve assolutamente a livello nazionale, il che non significa stare ad aspettare, però la soluzione non può che essere europea. E a mio parere, qui però torno ancora una volta, faccio un po' la sintesi velocissima, io credo che una delle questioni fondamentali sia anche un po' la coerenza e il coraggio di rinunciare. Ad esempio, io penso che sarebbe stato di gran lunga preferibile, nel caso della Grecia, dire no, noi molliamo tutto. Ad esempio, mi rifiuto di firmare questa cosa, perché? Perché ho un programma, tengo fede a questo. Caschi, accada quello che deve accadere. Io credo che una posizione di questo genere sia una posizione che politicamente può essere attaccata, ma ha un grosso conforto, un conforto di non poco conto. Avete presente, che vi devo dire, un discorso di coerenza politica. I comunisti si sono autodistrutti, e questo è il punto, non sono stati sconfitti semplicemente sul campo. E l'elemento più grave di autodistruzione dell'idea di transizione, di socialismo, di comunismo, di rivoluzione, è a mio parere proprio quel male che i comunisti si sono fatti da soli, per una questione che è più, principalmente di carattere, diciamo così, etico, più che di teoria, più che di programma politico. Scusate, ho superato. Okay.